stiamo parlando del sensore termocuffia. Un sensore, ve lo ricordo all'infinito perché poi all'esame lo dovete. Che è schematizzabile secondo questo schema elettrico, e cioè due fili diversi, quindi la coppia è di metalli, ok? La legge che governa questo schema, i sensori poi alla fine saranno sempre dei sensori in cui uno dei due, perché attenzione, di questi due valori della temperatura, poiché io voglio misurarne uno, l'altro per poterlo per poter dare valore certo a T con 1, devo conoscere T con 0. Quindi la misura è una misura relativa, non è una misura assoluta. Il tipo di giunto che va poi a virgolette a montarsi lì dove io vado a voler misurare la temperatura può avere queste tre soluzioni: giunto esposto, giunto a massa, cioè il giunto tocca la sheet di protezione, oppure giunto isolato in cui non c'è questo contatto. Poi ovviamente il sistema sarà più o meno schematizzabile in questo modo e escono questi due fili che devono, virgolette, alla fine. Questo è il giunto di misura. Come vedete c'è B e qua A, quindi i fili devono essere messi per chiudere il circuito. Questo è il giunto di misura e questa è la parte che legge il segnale di misura generato quando si chiude questo circuito elettrico. Quindi se non si chiude questo circuito non funziona nulla. Le leggi che governano questa tipologia di circuiti, quindi circuiti fatti da fili metallici A, B, A e giunti di metalli A, B, giunti autogeni, cioè giunti che si ottengono tramite la messa, cioè il raggiungimento dello stato di fusione di entrambi i fili, poi si fanno raffreddare e non c'è il materiale nella saldatura, ok? Nel saldare dei metalli io posso utilizzare due tecniche diverse. Una, quella tipo la saldatura con lo stagno che si fa, virgolette, nei circuiti tipicamente elettrici, e quindi ho un metallo basso fondente che poi viene messo nel punto, poi si raffredda e dà luogo alla saldatura, oppure la saldatura autogena, cioè quando io in pratica faccio fondere i due lembi e poi li congiungo. Sono due tecniche completamente diverse. Bene, in questo caso la saldatura deve essere, si consiglia che sia autogena, altrimenti il giunto diventerebbe un giunto a tre con tutta una serie di problemi. Quindi giunto autogeno AB e giunto autogeno BA. Schema elettrico semplicissimo. E questo circuito è governato dalle leggi che descrivono
le fenomenologie termoelettriche, che sono le leggi di Seebeck, Peltier e Thomson. Attenzione, ricordatevi che questo è Lord Kelvin. Chiaro? La stessa persona. Questo lo ricordo. Allora, le leggi, queste tre leggi che descrivono le fenomenologie termoelettriche, sottolineo, sono fenomenologie di governo di un sistema, virgolette, strano, perché in questo circuito, a causa di una differenza di temperatura, circola corrente. Quindi il gradiente che muove il moto degli elettroni in questo circuito è il gradiente di temperatura, che di norma è quello che governa il fluire dell'energia nel moto calore, no? Mentre invece il fluire dell'energia nel moto, virgolette, energia elettrica, e quindi nel moto corrente, è la differenza di potenziale. Qui è un effetto incrociato. Non cambia nulla se in questo circuito poi io faccio circolare corrente per i fatti miei, ho altri tipi di applicazione. Chiaro? Allora, la legge di Seebeck è la prima legge che governa il sistema, quella che poi ci permette di leggere, ed è una legge causa-effetto, che in praticamente dice che quando io ho una coppia di metalli AB, d'accordo, quindi scelta la coppia di metalli, io ho un alfa AB, coefficiente di Seebeck tipico di questa coppia, quindi coefficiente di Seebeck, quando si va, virgolette, a ricercare, è il coefficiente della coppia B. E teoricamente questi coefficienti ce ne sono infiniti, perché infiniti sono le coppie che voi potete realizzare, perché il principio generale è metalli. Quindi, quando io metto coppie di metalli, esce di tutto, e anche di leghe metalliche, quindi immaginate quante ne potrei fare. Perché il concetto di metallo è macroscopicamente un qualche cosa che descrive dei solidi che hanno una struttura cristallina ordinata fatta di ioni e di elettroni, virgolette, liberi. Cioè, quando io dico metallo, con la parola metallo indico uno schema cristallino, il più semplice ovviamente è questo, fatto da tanti ioni positivi che stanno nelle loro posizioni ordinate, ok? Che, poiché sto parlando di metallo, cioè di quelle due o tre colonne del lato, virgolette, sinistro della tavola di Mendele, d'accordo? Sto parlando di tutti gli atomi che hanno un ottetto esterno costituito da 3 al massimo elettroni. Chiaro? Poi quando comincio 4, poi comincio 5, 6, eccetera, quando io mi sposto perdo questa caratteristica, che è quella di avere degli ioni positivi e un gas di elettroni. Che sta a significare gas di elettroni? Sta a significare che gli elettroni che stanno all'interno del cristallino non si sa di chi sono figli. Ok? Quindi sono, come sta capitando anche nel meteorologa di questi giorni, bel casino. Quello sarà un casino legale di quelli là che non immaginate.
C'è un problema grossissimo. Infatti la signora, per evitare casini, ha detto me li tengo. Chiaro? Poi dopo può succedere di tutto, perché poi il padre, quello che scopre che è suo, che cosa fa? Può invocare la sua paternità? È uno di quei problemi che voi non immaginate. Vabbè, abbiamo fatto una deviazione. Allora, gas di elettroni. Gli elettroni che stanno qui dentro sono liberi di muoversi nell'interno di questo reticolo. Ok? Quindi sono liberi e hanno, virgolette, una carica che pareggia quella positiva, giusto? Perfetto. A questo punto Seebeck osserva che nella coppia AB è possibile che si determini una differenza di potenziale ai capi, d'accordo, quando c'è una differenza di temperatura nello schema elettrico, attenzione, questo, non lo schema con un filo da A e un filo B, non succede niente quando c'è A e B solamente, bisogna chiudere questo circuito, se no non succede niente. Bene, in questo circuito la legge che, virgolette, prevede quant'è la differenza di potenziale qua è la legge di Seebeck, che è una legge causa-effetto, cioè che dice, fissata la coppia di metalli, fissato il circuito, al variare della differenza di temperatura fra i due giunti, varia la differenza di potenziale qui. Di conseguenza io in questa legge ho una forza elettromotrice da un lato e qua c'ho un delta T. Nel momento in cui conosco alfa B e nel momento in cui conosco il delta T, oppure fisso un T e, virgolette, faccio variare l'altro, ho la possibilità di misurare. Chiaro questo concetto? Guardate, questo concetto è quello che vi condiziona nell'uso. Perché? Perché, diciamo, a questo punto voi trovate come risultato di questa legge macroscopica di Seebeck, il risultato lo vedremo e andiamo a vedere, perfetto, ecco qua, trovate nei dépliant che trattano sensori di temperatura a termocoppio per usi industriali, 7 tipologie di coppie normalizzate, quindi garantite da accordi internazionali di normalizzazione che riguardano la composizione delle leghe dei fili, perché attenzione, queste sono fili particolari, non è che esistono due metalli, esistono coppie di leghe metalliche che sono state studiate, realizzate, eccetera, eccetera, con l'intento di massimizzare questo segnale, che è un segnale piccolissimo. Stiamo parlando di microvolt. Perché è piccolo? Perché io faccio circolare corrente prendendo energia da un delta o da un gradiente che invece tenderebbe a far trasferire energia nel modo calore. È un effetto incrociato, non è un effetto diretto. Queste 7 termocoppie indicate per convenzione con una lettera alfabetica sono il risultato di tutto quello che parte da Seebeck, che è la individuazione del fenomeno. Stiamo parlando degli anni 1840, 60, 70, inizio della rivoluzione industriale, al giorno d'oggi, quindi solo 7. Quello che sembrava una potenzialità infinita, alla fine dà luogo a 7 e ce n'è una
d'accordo, che la Germania da 20 anni cerca di far normalizzare e l'America non fa normalizzare. Cioè c'è una termocoppia che è in fase di, virgolette, inchiesta pubblica, perché le normative internazionali sono un accordo che deve nascere, deve individuare, deve formalizzare, deve riconoscere sia come è costituito il filo, sia come è lavorato il filo, sia le prestazioni del filo. Ok, perché sono 20 anni che succede questo? Perché? Perché la termocoppia tipo K, che è la termocoppia Cromwell 90% di nichel, 10% di cromo, alumel 94% di nichel, 3% di manganese, 2% di alluminio e 1% di silicio, questa termocoppia è quella che sta in tutte le apparecchiature di tipo elettronico ed è una termocoppia estremamente poco stabile, quindi è una schifezza di termocoppia, eh? Diciamoci le cose come sono. Molto poco stabile, diciamo che ha una serie di limiti. Questa termocoppia tipo N, che è Nicrosil-Nisil, riconosciuta in ambito europeo, d'accordo, ma non in ambito internazionale, è stata studiata per migliorare le caratteristiche della tipo K, ma ovviamente chi produce la tipo K resiste, perché avrebbe un crollo di mercato, perché la tipo N è nettamente superiore alla tipo K. Quindi bisogna saper leggere certi discorsi. Gli accordi internazionali sono un modo per governare il sistema, ma anche un modo per governare, virgolette, certi interessi. Quando Grillo ha detto che Obama era venuto in Italia in passaggio per la crisi ucraina a vendere gas, ha ragione, perché il ricatto che c'è in questo momento a livello internazionale da parte della Russia è che la Russia dice: io sai che faccio? Non vi faccio avere più il gas. La Germania, moltissimo, l'Italia un po' di meno, se succede questo ci vengono fottuti, perché quello ovviamente non vende il gas all'Ucraina, l'Ucraina chiude i gasdotti e il mercato si sbilancia, giusto? E c'è problemi. Allora è arrivato Obama e ha detto: guardate, io tengo un sacco di gas perché 10 anni fa abbiamo investito su una tecnologia nuova, per cui da paese che importava metano siamo diventati paesi esportatori, perché abbiamo lo shale gas, che sarebbe un gas che si ricava con una tecnologia che consente dalle scisti bituminose, cioè dai depositi di catrame che sono immensi in alcuni deserti dell'America del Nord e dell'Alaska, si prende questo bitume, si sottopone a fortissime pressioni e temperature e nel cracking di questa situazione si libera gas tipo CH4, metano. Questo si chiama shale gas, non è il gas naturale, quello che usiamo noi, che viene dalla fermentazione per centinaia e migliaia di anni, d'accordo, dei residui vegetali. Quello che poi invece adesso si tende a fare a livello di giardino, no? Che fa la fermentazione, facendo la differenziata, c'avete un luogo dove avviene questo posto, puzza in una maniera incredibile, perché non puzza la CH4 che è in odore, ma puzza l'SO2, no? SO4, quelli sono quelli che puzzano, comunque vengono da questa fermentazione. Tornando a noi, che cosa succede? L'America, da paese che 10 anni fa importava metano, è diventato un paese esportatore. Quindi è venuto qua e ha detto: mi preoccupa, anche se quello vi ricatta, io ve lo mando per navi metaniere che
prendono il gas, lo liquefano, lo riducono di 1 a 628, questo è il rapporto fra il volume di gas e il volume di liquido a parità di massa, lo metto nella metaniere e ve lo porto. Per cui voi siete protetti, solo che noi non abbiamo i rigassificatori, ce ne abbiamo solo due. Ce ne abbiamo uno a Ravenna e un altro alla Spezia, poi quello di Brindisi è successo in bordello, quindi... Vi voglio far capire come si leggono certe cose, che ovviamente è difficilissimo capire. Pensate che quando è successo il casino per cui abbiamo attaccato con i simboli dell'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, nata per governare la pace, abbiamo attaccato la Libia, abbiamo fatto la guerra con un simbolo di pace, d'accordo, qui siamo andati a togliere quello che ci dava fastidio, perché dava fastidio a tutti in Libia, ok, questo, anche questo bisogna capirlo, ok, prima che succedesse, cioè 6 mesi prima, la SNAM ha chiuso il gasdotto della Libia, quindi ha dovuto chiudere da un lato, svuotare dall'altro e poi bloccare quello che poteva essere un veicolo di attentati. Poi dopo è avvenuto tutto quello che ci hanno fatto capire, hanno fatto la guerra, per un anno noi il gas dalla Libia non l'abbiamo importato, ma questo non è che avviene dicendo scaro per cortesia, chiudo, ci vuole 4 mesi per fare questa operazione, quindi ci si prepara, no? Allora la politica internazionale va letta con queste informazioni, altrimenti si riuscirà. Ok? Questo. Torniamo a noi. Quindi questa termocoppia qua è migliore di questa, ma sono 20 anni che non si riesce a sostituire perché ci sono interessi di mercato, non interessi scientifici. Allora, termocoppie, legge di Seebeck. Le leggi di Seebeck sono le leggi che governano il legame fra questo delta T e questa differenza di potenziale, che mi permette a questo punto di fare la lettura. Per capire come funziona questo fenomeno però ci vogliono altre due leggi, altrimenti il sistema non si legge. Quali sono le altre due leggi? Le leggi di Peltier. La legge di Peltier dice che in questi due giunti, e dico sottolineo, nei due giunti A e B, quando si stabilisce il contatto e quindi la chiusura e di conseguenza circola corrente, giusto? Perché quando io chiudo, essendoci una differenza di potenziale, qua significa che ci sono elettroni che girano, e quindi una corrente, piccolissima ma c'è. Beh, quando circola questa corrente, in questi due giunti, perché lo... la codifica una 20 anni dopo Seebeck, questa operazione, perché non si riusciva a capire. C'è cessione o assorbimento di calore in funzione del verso della corrente. Cioè, detto in termini ancora più semplici, quando io chiudo, la corrente può circolare in questa direzione se il delta T ha un certo valore, se io cambio circola al contrario, giusto? A seconda del verso della corrente, in questo giunto c'è un più QP e qui c'è un meno QP o il contrario, quindi questo più o meno non è una reversibilità, è semplicemente cambia se il calore viene assorbito o viene ceduto. Poi, a completamento,
Lord Thompson, Lord Kelvin, scusatemi, o meglio Thompson, dice: in un circuito costituito da un solo conduttore omogeneo, quindi in questo caso B, oppure in quest'altro caso A, o in quest'altro caso A, se nel circuito, nel conduttore, la temperatura è costante, non succede niente, ma se lungo il conduttore c'è un gradiente di temperatura, e nel caso di B è evidente, no? Perché il conduttore B sta alla temperatura T con 1 qua e alla temperatura T con 0 qua, quindi lungo questo conduttore B c'è un gradiente di temperatura. In un conduttore omogeneo, se c'è corrente e c'è anche gradiente di temperatura, lungo questo conduttore c'è cessione o assorbimento di energia. Per coloro che sono un poco più amanti della fisica tecnica, questa è una macchina che fa circolare corrente. In questa macchina l'elettrone che, supponiamo, sta girando in senso antiorario, viaggia lungo questo conduttore, poi arriva qua. Cosa si trova? Un giunto, cioè si trova due cristalli diversi, giusto? Con due cariche elettriche diverse, e cioè si trova come un gradino, che può essere un gradino positivo o negativo, a seconda di quali sono le cariche dei due cristallini. Cioè nel giunto c'è un salto di potenziale, ok? Nel fluire della corrente, quando lui arriva qua, se c'è il gradino, ok, quindi deve passare da un valore di potenziale a uno più alto, l'energia per fare questo chi gliela dà? Visto che l'energia pare che non si crei, che non si distrugge, bravo, assorbe calore, assorbe il calore per te e va a livello più alto, va da quest'altro lato, arriva a questo giunto qui, trova un gradino a scendere, cede calore, ok? Quindi nei due giunti c'è cessione e assorbimento. Il tutto viene pareggiato, perché non sono uguali i due valori di temperatura, quindi due coefficienti Thompson, da quello che avviene tramite Thompson. A questo punto la macchina energeticamente è chiara, giusto? Applicazioni, perché abbiamo capito come funziona. E si trova con la nostra certezza, che deve essere una certezza ancora più forte di quello che guida il nostro Francesco, cioè l'energia e la massa non si creano e non si distribuiscono. Qualunque cosa deve essere inquadrata in queste due certezze. Abbiamo chiuso il sistema? Allora, il sistema inizialmente negli anni 20, 30, 40 e ancora oggi è stato utilizzato per la realizzazione di sensori di temperatura, giusto? E ne parliamo. Vi voglio aprire la mente, attenzione, recentemente, negli ultimi anni, queste leggi hanno avuto nuove applicazioni. La più semplice è quella delle borse che voi comprate al supermercato e che attaccate all'accendino della vostra auto,
per refrigerare o riscaldare gli alimenti. Come funziona quel sistema? Il sistema è sempre questo, solo che invece di andare a misurare io infilo in una fonte di differenza di potenziale che è quella dell'auto, 12 volt o 6 volt, dipende, 12 perché ormai sei stato, giusto? Comincia a circolare corrente, questa volta non termoelettrica, ma causata dal fatto che ci sono 12 volt, in uno dei due che sta dentro io assorbo calore, nell'altro che sta fuori dovete trovarlo, ci potete mettere la mano, io cedo calore. Quello è un piccolo frigorifero statico ad effetto Peltier. Ok? Queste borse, se più o meno qualcuno le ha usate, hanno anche la possibilità di invertire, cioè io posso sia refrigerare sia, virgolette, riscaldare. Cambio il verso della corrente. Non so se è chiaro il problema è lo stesso. Perché qui Peltier che cosa dice? A seconda del verso della corrente, io o assorbo o cedo, a parità di differenze del verso. Ovviamente questi piccoli frigoriferi, piccoli perché sono le borse termiche, si stanno diffondendo, io vi auguro di averlo, nelle barche. Perché? Nelle barche uno dei problemi che c'era è che quando si andava in barca si andava al porto e si comprava stecche di ghiaccio per poter refrigerare le bevande, era l'unico modo, giusto? Si comprava la stecca, si compra ancora, perché i frigoriferi che funzionavano secondo lo schema dei frigoriferi di casa vostra non si potevano tenere, perché quando la barca era ferma non potevate accendere la barca, far funzionare il frigorifero, un casino. Invece adesso le barche hanno una grande disponibilità di energia perché hanno un piccolo pannello solare che comunque genera e carica continuamente e fa funzionare il frigorifero effetto per te statico che sta nelle vostre barche. O se lasciate la vostra, virgolette, borsa termica con il quadro inserito, quello continua leggermente a raffreddare con l'effetto Peltier, che è un piccolo effetto di raffreddamento o di riscaldamento. Le coppie di questi frigoriferi non sono certamente le termocoppie normalizzate, sono altre coppie finalizzate a massimizzare l'effetto Peltier, quindi sempre sono delle leghe metalliche, questa volta non pensate e studiate per massimizzare la differenza di potenziale in autogenerazione, ma pensate per fare in modo che il frigorifero statico ad effetto Peltier. La parola statico vi fa capire, molti di voi faranno ingegneria meccanica, quando qualcosa ruota c'è sempre il problema di farla ruotare, di avere il cuscinetto che, virgolette, non si ossida, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una macchina statica è un qualche cosa che ha tempi infiniti di manutenzione, mentre invece una macchina che si muove, se voi lasciate il frigorifero, vi dico, il frigorifero deve funzionare sempre, se lo staccate si rompe. È così. Perché purtroppo i sistemi con compressore, con rotori, eccetera, eccetera, se si lasciano interagire con l'umidità dell'aria, i cuscinetti lasciati fermi dopo un poco, la stessa cosa le macchine lasciate ferme, no? Che si deformano i pneumatici, i cuscinetti si scassano, eccetera, eccetera. È una regola. Allora, le applicazioni di queste leggi sono diventate adesso qualcosa che si vende al supermercato. 30 anni fa
non c'erano queste cose. Però hanno ovviamente un'applicazione che ha un suo significato, un suo mercato connesso a che cosa? Al fatto che la macchina è statica e che la macchina praticamente non richiede manutenzione. Non solo, ma questa macchina è una macchina sicura, perché un altro dei problemi delle barche, specialmente quella a benzina, è che quando voi attaccate il frigorifero e la scintilla, non sia mai c'era un po' di vapore di benzina, facevate qualche salto. Quindi guardate sempre a 360 gradi. L'ingegnere è in grado di capire a 360 gradi il mondo fisico che lo circonda. Quello non fisico dovete cambiare completamente le regole. Ricordatevelo, sono diventate delle persone insopportabili. Quindi sappiamo e poi capiamo che ci sono dei pezzi che sono irrazionali e che vanno governati con altre leggi. Ok, non fate l'errore, perché l'ho fatto anch'io, d'accordo? Di sorridere quando quelli che governano l'irrazionale vengono a governare il vostro. Perché poi succede il caso. Allora, adesso torniamo a questo schema. Questo schema adesso vi è chiarissimo. Ci sono dei fenomeni termoelettrici, quando io chiudo ho la possibilità di fare i sensori. Benissimo. Ve l'ho già anticipato, a questo punto andiamo a leggere le leggi. La legge del circuito, la legge dei metalli intermedi, andiamo a vedere poi gli schemi dei collegamenti elettrici. Io ho battuto molto, l'avevo visto, sul sottolineare, attenzione, c'è da stare per forza questo schema. E cioè, rispetto al filo che vi ho fatto vedere, che è giuntato piccolino e che poi andate a collegare per poter leggere la differenza di potenziale, è chiaro che quando voi questo filo di termocoppio lo andate a collegare, non lo collegate a un millivoltmetro, perché non succede niente. Non succede niente. La differenza di potenziale non è fra il filo A e B, ma è fra il filo AA e BB che realizzano questo circuito. Detto in altri termini, quando io lo vado a collegare a quello che vedrete in laboratorio, che è un millivoltmetro, per leggere le termocoppie, per leggerci sta scritto che legge le termocoppie tipo T, tipo S, tipo R, tipo K, deve stare scritto. Che significa? Che all'interno del millivoltmetro per termocoppie ci sono questi circuiti. Cioè c'è un circuito con i fili, virgolette, della T, un circuito con i fili della S, un circuito con i fili della K, altrimenti non riuscite a leggere nulla, sta all'interno della cassa. Adesso se andate a prendere i dépliants che descrivono le varie termocoppie e voi andate a scegliere questa termocoppia, quindi scegliete di usare una T, una B, una R, quello che volete voi. Okay. Questa è la scelta che fate voi in funzione delle caratteristiche che trovate e che vi abbiamo elencato, e ve lo dico con grande serenità, nonostante siano 30 anni, che io non lo so e non me lo ricordo, perché poi la scelta funziona di quando vai a fare l'applicazione, di quando decidi che in quel forno ti serve quel tipo di termocoppio. Quindi è inutile che uno ce l'ha. Quello che è importante è che capiate che per leggere una T devo avere un lettore che ha esplicitato il fatto che sa leggere T, cioè ha esplicitato il fatto che al suo interno c'ha. Quando voi andate a decidere o a selezionare o con un selettore o con un fatto digitale, che gli state collegando una T,
Quindi a lui gli dovete dire: io ti collego una T. Lui deve chiudere il circuito con la sua T interna, che all'interno della cassa chiude il circuito. Bene, ma se si chiude il circuito, questo circuito deve essere chiuso con una T che, siccome voi state usando per misurare una temperatura in gogna, deve essere nota. Allora, secondo voi, all'interno della cassa, possiamo mai pensare di realizzare quello per il quale voi trovate infinite informazioni, e cioè l'alfa AB calcolato con T con 0, valore noto e riproducibile che è acqua e ghiaccio? Tutte le caratteristiche delle termocoppie sono, le trovate sui libri di temperature, sui libri di fisica, basate sull'alfa B quando la T è il punto di solidificazione, 2/3 e 1/3, acqua e ghiaccio, giusto? Quindi voi trovate per ciascuna di queste termocoppie il coefficiente di Seebeck di quella termocoppie, dove ovviamente per non mettere in evidenza queste complesse composizioni si usa la lettera alfabetica, ok? E trovate i valori della tipo S, della tipo R, della tipo B per T con 0 uguale 0 gradi Celsius, ok? E un certo professore Vico, quando si è laureato nel 1972, diciamo dal 1970, andava ogni mattina nel laboratorio che sta di fronte allo stadio a Via Claudio, quindi io ho una forma di affezione non solo verso lo stadio ma tutto quello che lo circonda. A proposito, perché ne avete detti Higuain quando sono andato? Fa niente. Non mi ricordo, una domanda a quelli che hanno detto parola l'avranno. A questo punto, allora, ogni mattino io andavo a sostituire il ghiaccio che stava nei diguar in cui c'erano le termocoppie. Quindi immaginate quante volte ho maledetto il fatto che il sistema acqua e ghiaccio dell'impianto che io governavo come tesista richiedeva una presenza anche il sabato. Quindi quando facevano le campagne di misura bisognava andare la mattina, questi diguar che contenevano acqua e ghiaccio purtroppo non erano più 2/3 e 1/3, e quindi andava rimesso. Avevo la macchina del ghiaccio. Pensate che questo sia fattibile a livello di misure industriali? È follia. 40 anni fa, ovviamente 30 anni fa, quando sono laureato, 50 anni fa, quello che è, le cose erano di laboratorio. Poi ovviamente quando si va a livello industriale, là il valore T con 0 non è più quello di acqua e ghiaccio, ma all'interno di quello strumento che vi permette di leggere la differenza di potenziale c'è un giunto uguale a quello che state leggendo, esposto alla temperatura della cassa, che mediamente varia tra i 35 e i 40 gradi, perché poi normalmente c'è sempre un poco di effetto Joule di tutte le schede elettroniche non circolano. A questo punto, questa T con 0, come io riesco a conoscerla? A fianco al giunto c'è una termoresistenza. Quindi c'è, se voi aprite, c'è il giunto e la termoresistenza che sta vicino, esposta alle stesse temperature. Quella termoresistenza, poiché le temperature sono
quelle intorno alla temperatura ambiente, legge la temperatura del giunto con incertezza dell'ordine del centesimo di grado. Chiaro? Quindi all'interno del lettore per termocoppie, del millivoltio per termocoppie che userete in laboratorio, mi pare giovedì prossimo, lì dentro ci sta quest'altro pezzo. E quest'altro pezzo è isotermo, o meglio, è a temperatura più o meno costante, il cui valore è misurato da una termoresistenza che sta a fianco. E ci sono, siccome ovviamente questi sistemi di lettura possono essere o dedicati, quando ci sta un grosso forno, si usano termocoppie o tutte tipo T, o tutte tipo K, o tutte tipo S, o tutte tipo R, perché ovviamente non ha significato usare sensori diversi, e ci sono ovviamente i lettori che hanno un solo giunto che di volta in volta viene collegato. Se invece voi volete avere un giunto multipurpose, ci stanno 4 giunti, 5 giunti, 6 giunti, tutti vicini a questa termoresistenza e con i quali viene chiuso il collegamento. Chiaro? Allora, a quel punto la misura è una misura fatta secondo lo schema. Attenzione, qual è il problema? Il problema, d'accordo, è nella incertezza prestazionale. Allora, se torniamo alla sintesi delle termocoppie, ecco, qual è il campo di applicazione? 350 gradi, quindi alte temperature, da 350 a 900 gradi, incertezza da 0,5 a 5 gradi, a spanna le termocoppie a metallo non nobile, quindi le tipo T, le tipo K, eccetera, solo per il fatto di essere, virgolette, costituite e normalizzate, sono garantiti a più o meno 2. Quindi nel momento in cui scegliete di usare una termocoppia, il più o meno 2 gradi ve lo portate già dentro. Ci dovete aggiungere a questo più o meno 2, che è conseguenza solo della indeterminazione con cui si riescono a riprodurre i sensori di questo genere e i fili di questo genere, ci dovete mettere poi tutti i contributi di incertezza che sono connessi alla complessità dello schema. Uno dei contributi è sicuramente l'incertezza della termoresistenza che legge, ma ci sono altri contributi che vanno a sommarsi al più o meno 2 iniziale e quindi, diciamo, le prestazioni attese quando scegliete una termocoppia sono di più o meno 2, più o meno 3 gradi centigradi, che paragonati alle termoresistenze è 100 volte più schifoso. Lo so che è 100 volte più schifoso, ma a 660 gradi la termoresistenza non ha le stesse prestazioni che ci aveva intorno alla temperatura ambiente, ci avrà 2 o 3 gradi. Attenzione, man mano che la temperatura sale, uno, le termoresistenze non sono più applicabili, 2, c'è solo la termocoppia. Ok, e stiamo parlando di errori di 5, 6 gradi, 7 gradi su 1000 gradi. Percentualmente non è moltissimo. Quindi non vi fate impressionare. Basso costo, piccola costante di tempo. Sono, l'avete visti, dei sensori estremamente piccoli nella loro stessa struttura, perché i fili devono essere fili sottili che danno luogo poi al sensore. Non linearità, se vi andate a vedere le alfa
AB sono fortemente non lineari e ovviamente il segnale è un segnale in millivolt o in microvolt al variare del delta T, quindi sensibilità scarsissima. Allora, questi tre sensori, che sono i tre sensori per contatto disponibili, sono tre sensori, termoresistenza, termistore e termocoppia, completamente diversi l'uno dall'altro. La scelta lì dove c'è sovrapposizione è funzione di tutta una serie di considerazioni completamente diverse, per cui non è facile, ma quello c'è. Quindi quello che sembra è che noi facciamo, poi ci fermiamo un attimo così mi riposo e mi riposo anch'io, queste tre tipologie di sensori per contatto sono quelle che comunque ci sono, non ce ne sono altre. Su queste si aggiungono poi le considerazioni che andremo a fare insieme sul fatto di cambiare principio di misura della temperatura. Ok, 5 minuti di tempo.